Questa è la nostra classe, la prima A dell'Istituto Comprensivo Mastroianni di Roma. Siamo in tutto 16 maschi e 4 femmine. Anche se le ragazze sono poche, noi ragazzi siamo sempre attenti ai loro bisogni. E facciamo di tutto per farle sentire delle vere e proprie principesse. Tutti noi condanniamo i pregiudizi legati ai ruoli delle donne e degli uomini. E siamo contrari a ogni forma di violenza sulle donne. Pensi che avere successo sul lavoro sia più importante per gli uomini o per le donne? Sicuramente per gli uomini, è uguale per tutti. Il 30% della popolazione del Lazio pensa che sia più importante per gli uomini avere successo sul lavoro. Vabbè, il 30%. Secondo te gli uomini sono meno adatti delle donne a occuparsi delle faccende domestiche? Ma quali sono le faccende domestiche? No, con i loro tempi piano piano ci potrebbero riuscire. Il 30% della popolazione del Lazio pensa che gli uomini siano meno adatti delle donne a occuparsi delle faccende domestiche. Non le vogliono fare, non è che non sono adatti. Pensi che spetti soprattutto all'uomo provvedere alle necessità economiche della famiglia? Abbiamo delle responsabilità! Ma che stai dicendo? Il 58% della popolazione non è per niente d'accordo. E meno male! Secondo te è l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia? Abbiamo delle enormi responsabilità! Sì, a casa sua! Soltanto l'8% pensa che questo compito spetti all'uomo. Pensi che sia accettabile che un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha flirtato con un altro? Se ha solo flirtato! Ma siamo pazzi! Il 93,7% ritiene che non sia mai accettabile. Vorrei vedere! Pensi che sia accettabile controllare abitualmente social network e cellulare della propria compagna? No, inaccettabile! Se uno non ha niente da nascondere, che problema c'è? Per l'84% della popolazione non è mai accettabile. Non vi credo! Noi, insieme ai nostri amici, abbiamo giocato. Ma vi abbiamo mostrato che è facile cadere in pregiudizi e stereotipi e che la violenza non è poi così lontana da noi. Quindi mi raccomando, attenzione!